dopo l'attacco di un giovane nordafricano che ha pesantemente danneggiato un crocifisso del Settecento nella chiesa di San Geremia, parlano il custode e i parrocchiani tra rabbia e incredulità. Quella nella chiesa di San Geremia è un'azione isolata, afferma l'assessore alla sicurezza Giorgio D'Este, che intanto preannuncia l'offensiva di comune forze dell'ordine contro lo spaccio a Mestre. Intanto ancora un atto di violenza in via Cappuccina, un giovane pestato a sangue che alle forze dell'ordine dice non avevo offerto una sigaretta, il racconto di un testimone. Carte d'identità italiane cedute a stranieri in cambio di droga o denaro, protagonisti del commercio decine di giovani, anche minorenni, che favorivano l'immigrazione irregolare. Approvata in commissione lavoro la proposta di legge sugli sgravi per le imprese di Chioggia e Venezia, il sottosegretario Baretta, così saniamo un'ingiustizia. All'incrocio tra via Casone e via Rucellaio un continuo via vai di auto che si fermano in mezzo alla carreggiata, i residenti chiedono un'altra fila di paletti a delimitare il passaggio pedonale. Conta la rovescia per la festa del Redentore, il Patriarcato rende noto il programma della manifestazione e si comincia alle 19 di sabato con l'inaugurazione ufficiale del Ponte Votivo. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Venezia Mestre. Dunque, in apertura andiamo nella chiesa di San Geremia, dove c'è molta preoccupazione, incredulità per quanto accaduto ieri, quando un giovane nordafricano ha pesantemente danneggiato un crocifisso. Quel Cristo crocifisso col braccio sinistro che pende, staccato dal resto del corpo, è l'emblema drammatico della mattinata di follia e di paura vissuta nella chiesa di San Geremia. Gli addetti della sovrintendenza hanno compiuto un primo sopralluogo per valutare l'entità dei danni al crocifisso, risalente al Settecento. Sandro Trevisan è tornato al suo posto di custode, attività che svolge da volontario, e ripercorre quanto accaduto da quando, attorno alle 10:30, un giovane marocchino, dopo essere entrato in chiesa, ha tentato di staccare il Cristo dalla croce. E ho detto, sei musulmano? Ho detto, sì, sono musulmano. Allora ho capito tutto, gli ho saltato addosso e l'ho preso per il collo e l'ho tirato vicino a me, che non si muovesse, e lui era aggrappato alla croce, tutti e due, così, e scandinava. A un certo momento, dal colpo che lo trattenevo, è venuto giù il Gesù Cristo con tutto quanto il supporto che ha sotto. C'erano altre persone che l'hanno aiutato? C'erano due inglesi, due turisti inglesi e un'altra donna che a un certo momento, quando ho sentito musulmano, gli sono saltati addosso anche loro, e quindi eravamo in tre persone che lo stratonavano, e la donna che l'ha preso per i capelli e l'abbiamo buttato a terra disteso. E io sono uscito di corsa, sono arrivato fino qua al ristorante e ho detto, telefono subito ai carabinieri, ho detto, perché qua ci sono i musulmani. Come tante chiese veneziane, anche San Geremia è carica di tesori. In un primo momento il marocchino si era concentrato su di un crocifisso del 1500 che si trova di fronte all'altare maggiore, ma la zona non è accessibile, transennata da cordoni. Poco distante, dentro una teca, riposano le spoglie mortali di Santa Lucia, tra l'altro oggetto di un clamoroso furto nel 1981. La presenza di una delle sante più conosciute e venerate della cristianità fanno della chiesa di San Geremia un luogo di continuo pellegrinaggio. Ma oggi, accanto alla consueta folla di turisti e fedeli, ci sono anche i parrocchiani. Arrivati dopo aver appreso la notizia, fissano increduli il crocifisso. Una cosa incredibile, non pensavo assolutamente che si potesse arrivare a tanto. Io spero che sia proprio un folle e basta. Spero solo che sia un folle, ecco, che non succeda qualcos'altro. Su questo punto non tutti sono d'accordo. Era molto lucido e sapeva dove voleva arrivare e cosa faceva. Quanto accaduto nella chiesa di San Geremia è seguito con attenzione anche a Cafarsetti, ma il comune sta anche preparando la controffensiva allo spaccio di droga a Mestre. Una città come Venezia, quindi una città d'arte, certamente un patrimonio importantissimo per tutta l'umanità, oltre che per i residenti, la cittadinanza tutta. Certamente le attenzioni ci sono da parte di tutte le forze dell'ordine, però anche che non si può definire quanto è accaduto un fenomeno vero e proprio per il quale poter attivare una serie di operazioni operative. Di certo dobbiamo comunque attenzionare maggiormente, forse anche in particolare sul periodo estivo, questi siti che sono molto sensibili. Giorgio D'Este, assessore alla sicurezza del Comune di Venezia, ha seguito con attenzione quanto accaduto nella chiesa di San Geremia. Seppure non si debba mai abbassare la guardia, l'attacco al crocifisso appare comunque un fatto isolato, quindi non tale da creare eccessiva preoccupazione. Piuttosto i problemi sono a Mestre, dove i residenti di via Fogazzaro e via Cappuccina, diventati attivissimi centri di spaccio, chiedono esasperati l'intervento del Comune. È il luogo che comunque assicuro è molto attenzionato
attenzionato non solo dalle forze di polizia locale, ma anche dalla Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Ci stiamo lavorando tuttora e contiamo al più presto di mettere ordine anche in questa zona. Dice quindi che tra un po' potrebbe arrivare un'operazione di polizia, per così dire. Ma sicuramente sì, l'impegno c'è tutto e sicuramente non ci fermiamo finché non abbiamo messo a posto le cose. Ma è stato proprio via Cappucina, è stato oggetto di un grave episodio, il pestaggio a sangue di un giovane che si sarebbe rifiutato di offrire una sigaretta. Tra i testimoni c'era anche Luigi Corò del comitato Marco Polo. Ascoltiamo la sua testimonianza. Ieri sera, nel mentre io mi trovavo con alcuni amici al bar, sentiamo provenire dal lato opposto della strada delle urla raccapriccianti e cerchiamo di capire cosa stava succedendo. Praticamente abbiamo visto che veniva buttato a terra un ragazzo dalla bicicletta, gli stava schiacciando, proprio sbattendo la faccia sull'asfalto, e la batteva con una violenza inaudita. Ecco, poi cosa è successo? L'aggressore si è dato alla fuga? L'aggressore si è dato alla fuga, è arrivato alla polizia, credo ha preso le testimonianze, l'aggredito davanti a me ha dichiarato alla polizia che ovviamente lui sarebbe stato aggredito perché si è rifiutato di dare una sigaretta. Proprio esasperante pensare che per una sigaretta si rischia la vita. Erano due italiani? Allora, l'aggredito era italiano mentre l'aggressore era nordafricano. Che ora era? Erano le 21.30. Qua la situazione degenera di giorno in giorno. Cedevano le proprie carte d'identità in cambio di denaro o addirittura di droga, protagonisti, decine di giovani, i quali contribuivano così all'immigrazione irregolare. Carte d'identità italiane cedute a cittadini albanesi in cambio di droga o denaro. Protagonisti del commercio decine di giovani, anche minorenni, di una ventina di comuni del Trevigiano. A Conegliano si trovava la base logistica della banda di trafficanti sgominata dalla polizia di frontiera che avrebbe organizzato l'emigrazione clandestina nel Regno Unito di un centinaio di albanesi. Gran parte di loro è riuscita a decollare dall'aeroporto di Venezia o da quello di Verona utilizzando una tecnica chiamata swapping. Consiste nel fatto di recarsi all'interno dell'aerostazione con due carte d'imbarco, con l'accortezza all'ultimo istante di cambiare il gate d'imbarco e di dirigersi verso il Regno Unito anziché verso un'altra originaria destinazione che loro avevano fatto credere di voler raggiungere. Passati i controlli di sicurezza con il loro vero documento, i clandestini estraevano quello del giovane trevigiano sul quale avevano applicato la propria foto che mostravano al gate per Londra insieme alla seconda carta d'imbarco. A volte si fingevano tifosi pronti a seguire la loro squadra in trasferta travestendosi con tanto di trombette e sciarpe della Roma. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, ha registrato finora 90 indagati e 21 misure cautelari, di cui 8 eseguite. Un'indagine davvero molto complessa, molto difficile direi anche, che però ha consentito di portare in emersione e di individuare un'organizzazione criminale molto agguerrita e molto ben organizzata. L'indagine è ancora in corso, si sta concentrando sulla rete di complicità italiane dell'organizzazione che si faceva pagare 5.000 euro a viaggio, tra cui quelle di alcuni tour operator sempre del Trevigiano. Parliamo ora di economia perché è stata approvata in commissione lavoro la proposta di legge sugli sgravi per le imprese di Chioggia e Venezia promossa dall'onorevole Sara Moretto. Il testo, che come annunciato sta avendo un iter rapido in sede legislativa, si propone di offrire una risposta concreta a centinaia di aziende che sono state messe in crisi dall'ammontare degli interessi che sono chiamate a versare per restituire gli sgravi contributivi ricevuti negli anni 90 che erano stati ritenuti aiuti di Stato dall'Unione Europea. Secondo il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, finalmente un'importante e concreta risposta agli operatori economici di Venezia e Chioggia sull'annosa questione degli sgravi dopo anni di battaglia. Un risultato che sana, seppur parzialmente, aggiunge Baretta, un'ingiustizia subita. Ora ci impegniamo perché al Senato ci sia una rapida e definitiva approvazione. Ora voltiamo pagina, torniamo a Mestre per raccogliere l'appello di un residente che abita tra via Casone e via Rucellai. Vediamo per quale motivo. È pericoloso, pericolosissimo.
All'incrocio tra via Casona e via Rucellaia, un continuo via vai di auto che si fermano in mezzo alla carreggiata, magari pochi minuti necessari a comprare il giornale e le sigarette, ma abbastanza per creare un pericolo per la circolazione. Uno lo corre a sorpassare, se trova la macchina, non è che si ferma, diciamo proprio là, chi si ferma a metà strada, puoi immaginare se qua passi il pullman. Bisogna che si ferma il pullman, aspetta che vada via la macchina e dopo riparte il pullman. La fila di paletti piantati qualche mese fa proprio per impedire la sosta delle auto ha avuto il solo effetto di spostare il fenomeno di un paio di metri verso il centro della strada, peggiorando la situazione precedente. Dopo aver invano segnalato il problema, la Polizia Municipale Adriano Cipollato ha deciso di chiamare Rete Veneta. I vigili hanno risposto che è un compito del comune, che ora non puoi venire qua tutti i giorni a mettere multe sulle macchine. Cioè, non può, cioè, mi diciamo qualche volta, però. La richiesta del residente è un'altra fila di paletti a delimitare il lato opposto di quello che la segnaletica orizzontale indica senza alcun dubbio come un passaggio pedonale, non un'area per la sosta breve delle auto. Chi mette i paletti dalla parte o dei paletti o un murettino come che si vede in tante parti, un rialzo, perché le macchine non si fermano sulle marciapiede, cioè, oppure chi risponda se quello è un marciapiede o se è un parcheggio, basta che risponda a questo. Sta per rinnovare a Venezia sabato e domenica la festa del Redentore, una delle più sentite e attese dai veneziani. Da 4 secoli e mezzo migliaia di fedeli attraversano il canale della Giudecca in pellegrinaggio per sciogliere un antico voto che risale al XVI secolo, quando la città fu colpita da una terribile peste. Il programma della festa prevede, secondo tradizione, alla sera di sabato alle 19, alla presenza del Patriarca, Monsignor Francesco Moraglia, e del sindaco Luigi Brugnaro, l'apertura e l'inaugurazione ufficiale del ponte votivo dal lato delle Zattere, che attraverso il canale della Giudecca condurrà direttamente al Tempio del Redentore. Domenica invece nella Basilica del Redentore, con inizio alle 19, si terrà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Patriarca Francesco alla presenza delle congregazioni del clero, dei parroci e delle autorità cittadine. Al termine poi ci sarà la processione eucaristica e la benedizione alla città dall'esterno del Tempio. Ora voltiamo pagina e ci spostiamo a Noventa di Piave, dove si annuncia un'estate di grandi concerti. Iniziano venerdì 15 luglio i concerti gratuiti dell'estate all'Outlet di Noventa di Piave. Quest'anno il programma degli eventi è particolarmente ricco e articolato, grazie anche all'accordo siglato col Teatro La Fenice di Venezia. Moda Musica 2016, questo è il nome della kermesse, offrirà tra l'altro la possibilità di fare shopping serale approfittando dei saldi estivi. Il primo appuntamento musicale sarà questo venerdì alle 19, la Brass Ensemble Orchestra del Teatro La Fenice, diretta dal maestro Fabio Codeluppi, si esibirà in un concerto in cui saranno eseguite le più belle colonne sonore dei film, da Jurassic Park a Per un pugno di dollari alle composizioni di John Williams per la saga di Guerre Stellari. Sabato 30 luglio alle 21 si potrà ascoltare, sempre gratuitamente, un concerto di Patti Pravo, reduce dal successo sanremese con la sua Cieli Immensi. Sabato 6 agosto sarà la volta di Giusy Ferreri e sabato 20 agosto delle fantasie musicali di Elio e le Storie Tese. I negozi dell'Outlet saranno aperti fino alle 22 per tutta l'estate, orario che sarà prolungato fino a mezzanotte in occasione dei concerti del sabato. Dai primi giorni di luglio, inoltre, c'è la possibilità di usufruire del nuovo ampio parcheggio che ha portato l'Outlet a una disponibilità totale di oltre 3.000 posti auto. Si rinnova anche questa sera l'appuntamento con Focus, il talk show di Rete Veneta, in onda come ogni sera in diretta a partire dalle 21.05 con tutta l'attualità più stretta della nostra regione. Gli ospiti di questa sera sono Gian Antonio Darè, Luciano Sguotti, Stefano Chiaromanni, Said Chaibi, Alberto Panfilio e Andrea Arman. Come al solito potete partecipare al dibattito in diretta inviando i vostri sms, così come potete partecipare a Sveglia Veneti in onda domani mattina come tutte le mattine su Rete Veneta a partire dalle 8.10 in compagnia di Lucio Zanato, Mirella Tuzzato, l'ospite in studio e la rassegna stampa. Con questo per stasera da Venezia è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.